Dopo il secco rifiuto che ci sarebbe stato la scorsa settimana, Belén Rodríguez avrebbe fatto pace con Vario Staffelli e avrebbe ricevuto il suo 20° tapiro d'oro. Un discorso infatti la sciocchetta argentina, che di solito è sempre molto disponibile con Staffelli, avrebbe rifiutato la statuetta d'oro tra virgolette e avrebbe chiamato i carabinieri. Dopo aver dato la sua versione dei fatti nei social, Belén sarebbe quindi tornata indietro e avrebbe accolto l'invio di Striscia, che stasera le consegnerà il tapiro. La sciocca argentina e il tapirofilo per fare pace si sono incontrati in un ristorante di Milano per una elegante cena di coppia. A proposito del tapirofilo, una volta è capitato che mi girassero. E poi sulla presunta maletta con Joe Balsen in scena, la tagliata sciocca avrebbe detto: "Non è assolutamente vero che abbiamo litigato, le persone riescono a fraintendere qualsiasi cosa". Venendo di fronte alle telecamere di Striscia, ma avrebbe confermato che non tornerà con Stefano De Martino. Belén con questo 20° tapiro d'oro raggiunge dunque una quota piuttosto elevata, si mette a pari merito di quantità di tapiri ricevuti con il simpatico Rosario Fiorello. Nella testa della classifica dei più attapirati della storia della televisione italiana e non solo. Grazie cari utenti, il video termina qua. Iscrivetevi se volete, commentate. Se in tale video fossero presenti delle inesattezze me ne scuso, in quanto chi vi parla non è un giornalista. Pertanto escludo su di me eventuali responsabilità di qualsivoglia natura. Grazie e un saluto a voi tutti.